Sanremo Live in collaborazione con Spina Santa in via Stadio 3 a Melito Porto Salvo. Liquori, dolci, miele, marmellate e limitabile re delle bibite al bergamotto. Il Bergotto. Macelleria di Angelo Passalacqua, Viale della Libertà 1, Melito Porto Salvo. Carne frollata di prima qualità, maturata con il nuovo armadio di frollatura Maturmit. Puoi trovare i prodotti Scavolini da Cimobili Catanea, Via Nazionale, Corso Umberto I, Bova Marina. Perché Sanremo è Sanremo! Sanremo Live. Senza capire di te ancora, raccoglierà frutti maturi baciati dal sole, cammineremo tutta. Ai microfoni di Melito TV abbiamo uno dei protagonisti, dei giovani, con noi Leonardo Monteiro. Buongiorno Leonardo. Buongiorno, come va? Tu lo chiedi a me, bellissimo questo, beh, io bene con questo tram del festival, invece io chiedo a te come va. Io bene, insomma oggi è arrivato il grande giorno, una lunga attesa e insomma stasera voglio solo salire sul palco e esibirmi. Un paio di domande, prima di tutto quest'anno mi pare che i giovani comunque sono fortunati rispetto ai tuoi colleghi degli altri anni. Sì, perché con questo fatto che non c'è l'eliminazione abbiamo la possibilità di esprimerci una volta in più e questo secondo me in un palco come quello dell'Ariston è una cosa molto importante. Vieni da casa a Sanremo, aria Sanremo, questa esperienza che cosa ti porta dentro? Quanto è difficile la competizione, perché eravate anche in tanti? Beh, diciamo che è stata un'esperienza di grandissima crescita, prima di tutto perché Aria Sanremo è un'unione di musicisti, di talenti, di cantautori che hanno qualcosa da dire attraverso la musica, attraverso i loro testi, e quindi è stato bellissimo questo incontro musicale. E poi, anche se insomma alcuni competono in maniera genuina, altri di meno, però comunque si sentiva proprio un'ottima aria di musica. E poi dall'altra parte perché Aria Sanremo offre dei corsi di formazione che degli artisti proprio che sono in questo ambiente da un sacco di tempo ti insegnano, ti dicono delle cose, quindi per quelli che stanno appena cominciando è un valore aggiunto, insomma almeno hanno delle informazioni sulla quale basarsi. Per esempio quest'anno c'era Alexia, quindi mi è piaciuto molto Aria Sanremo. Certo, devo dirti che c'è molta ansia perché iniziamo da 2800 persone e poi ne scelgono due, per cui è un numero piccolo. Infatti se c'è un po' di rammarico è proprio perché c'erano davvero tanti talenti e quindi quando i numeri sono così piccoli dici insomma sai il tempo. Ovviamente dall'altra parte ti orgogli, c'è un orgoglio immenso arrivare dopo tutta questa selezione. Assolutamente, io sono felicissimo di essere stato preso. Domanda, da ballerino a cantante, insomma ci eravamo visti ad Amici, adesso cantante, questo salto? Sì, a un certo punto della mia vita avevo raggiunto un limite, un punto di soddisfazione personale, come dire, non ero diventato un étoile, piuttosto che, però ero soddisfatto, vivevo a New York, lavoravo con qualche compagnia di danza e io vivevo ad Harlem, lì ci sono un sacco di chiese gospel, mi sono innamorato del loro modo di venerare qualcosa di più grande attraverso la musica e non mi sono più staccato da quel mondo, per cui ho deciso di accantonare in un qualche modo la danza e dedicarmi al 100% al canto, per cui sono tornato in Italia, ho proseguito i miei studi di canto e pianoforte, ho lavorato con alcune band, e ho lavorato con un coro gospel come solista e poi è arrivato Sanremo. Sanremo con il pezzo Bianca, che non è autobiografico, però un po' ti ci ritrovi, ci parli un po' di questa canzone che poi questa sera canterai sul palco. Sì, Bianca è la storia di due persone che si lasciano a causa di un tradimento, e il tradimento fa malissimo, esatto, e tante persone hanno vissuto chi in un modo, chi in un altro, una situazione del genere, per cui il messaggio che cerco di dare è un messaggio comunque di speranza all'amore. Quando le ferite si rimarginano c'è sempre tempo di ricordare una storia finita male e quei bei ricordi che hanno iniziali, e magari veramente un giorno trovare un'anima gemella, no? Per cui un messaggio di speranza per chi ha sofferto troppo di questa cosa, insomma, di non smettere mai di credere nell'amore, perché poi alla fine l'universo fa in modo che le cose vadano diversamente. Un messaggio d'amore bellissimo. E
domanda retorica, però dopo Sanremo? Dopo Sanremo mi auguro di proseguire con questa scia che si è creata nella mia vita. Qualche progetto? C'è qualcosa che avete, voi, se c'è qualcosa che si può anticipare, incuriosire? Assolutamente sì, uscirà un album dopo il festival quanto prima, che avrà tutto il mio mondo musicale, funky, R&B, soul, per cui non vedo l'ora che esca, perché ci sarà anche da ballare, esatto, e poi vorrei proseguire con questa scia di fare concerti, avere dei musicisti che mi sostengono. Per me è fondamentale, perché mi dà la possibilità di esprimermi completamente dal punto di vista musicale, avere un pubblico che mi ascolta, spero di proseguire così. Guarda, io qui ce l'ho davanti, ha degli occhi e poi un'eleganza, devo dire, effettivamente da Etoile. Allora ti lascio il microfono per salutare gli amici dei telespettatori di Melito TV e ricordare che possono votarti. Ok, sono Leonardo Monteiro e faccio un enorme saluto a tutti gli amici di Melito TV. E stasera guardatemi e votatemi se vi piace. Sanremo Live.